Live! Ciao, come state? Tutto bene? Vediamo chi c'è. Marco Oldani, un like a domani. Ciao, ciao Marco, sei passato solo per il like, gentilissimo. Fuad Kale, buongiorno. Ciao Fuade. Qui mi sa che eravate ancora pre-live. Che bello quando mi lasciate i messaggi prima di cominciare la live. Allora, un po' come mettersi a posto la cravatta. Santi Lomanto, esame 20 aprile, perfetto. Facciamo tutti il tifo per te. Fatima, ciao Fatima, io sto bene, te come stai? Emidio Delia, ciao, ben ritrovato, mi ricordo. Buona domenica, buon pomeriggio a tutti, ciao Marco. Santi Giovanni, esempio il 20, 20 aprile, ok. Francisca Quinin, ciao prof, ciao Francisca. Ina Lee, ciao prof, Dielimacan Canute, ciao. Siamo appena visti su Instagram, giusto? Cioè, tu mi hai visto, io ti ho letto. Laura Bardabà, ciao, come stai? Come state? Come state? Tutto bene? C'è qualcuno di nuovo che è la prima volta che segue una mia live? Rabia El Sayed, ciao! Fatemi sapere se qualcuno di voi è la prima volta che segue la mia live. Vediamo un po'. Sulemana Nafio, ciao, benvenuta! Foglio rosa dopo l'esame. Foglio rosa dopo l'esame, Santi Lomanto. Intanto aspettiamo che vi aggiungete. Siamo in 18. Siete in 18. Sulemana Nafius, è la prima volta che mi segui. Bene, benvenuta allora. Iscriviti, campanellizza le chizze e condividi, mi raccomando. E come mi hai scoperto? Luigi Pugliese, anche te è la prima volta, Luigi Pugliese, benvenuto. Luigi Pugliese però non mi è nuovo. Anna, ciao Anna, Anna è una mia allieva. Che mi segue tutti i giorni, sia qua che su YouTube che anche a lezione. Quando si ha voglia di prendere la patente, non ci si ferma mai. Quando si vuole conquistare qualcosa. Ciao prof, 26 marzo, l'esame è un errore, grazie, mi sembrava... Mi sembra live ci sono. Asad Nur Ahmed, ciao, ciao, sì, è la live questa. Lì dipende dall'autoscuola, Santi. Dipende dall'autoscuola. Su YouTube, mi hai scoperto casualmente su YouTube. E tu, Luigi Pugliese, però mi sembra un nome già sentito. Di dove sei? Di dove sei, Luigi Pugliese? Prima volta che seguo le tue live. Ah, ok. E Cruan Malco, ciao prof. Ed è giusto, Anna, quando si vuole raggiungere un obiettivo bisogna sempre impegnarsi. Ok, vediamo un po'. Prof, anch'io sono una tua allieva, non riesco a seguire le lezioni per il lavoro, ma le guardo sempre dopo. Laura, benissimo! Dai, che bello! È per quello che dico sempre, con me non si perde mai, mai una lezione, mai. Perché comunque, anche se non ci si può, se non si può partecipare in diretta quando la faccio su Zoom, per i miei allievi, ovviamente poi gli arriva la registrazione della lezione. Bene, Marco Dani, settimana prossima ti iscrivi. Hai deciso su quale autoscuola iscriverti, Marco? Giovedì hai l'esame di teoria. Bene, allora finalmente ci vedremo. Ok, bene, bene. Super lezioni sempre spiegate al top. Oh, sei un tesoro, Laura. Sei un tesoro, ma per essere promossa non bastano i complimenti. Dai, dai. Ok. Vediamo un po', Marco se mi dice dove si iscriverà, in quale autoscuola. Quindi giovedì abbiamo gli esami di teoria, non mi ricordavo. Bene, bene, meno male che ho Jessica che mi ricorda le cose. Sarei quasi perso. Ok, allora, siete in 18, quindi direi che possiamo anche cominciare. Chi ha l'esame questa settimana segua attentamente questa live perché... Magari non gli capiteranno, sicuramente non gli capiteranno tutti i quiz che vediamo oggi, ma magari qualche quiz lo trova e
Comunque sia, facciamo un bel ripasso. Vedo che hai tagliato i capelli. Stai bene? Sì, finalmente sono riuscito ad andare dal mio parrucchiere. Fatto una bella zanzata di capelli e barba. Finalmente, che stavano diventando... No, non stavano diventando... Erano ingovernabili. Erano veramente ingovernabili. Ok, siamo in 16. Qualcuno se n'è andato perché... Oh, ma quando si comincia? Ma quando si comincia? E abbiamo 14 like. Mi raccomando, likeizzate. Per il mio egocentrismo, ovviamente. Ok. Salve, salve, Maofal. Ok, bene. Quindi, ricapitolando, chi è appena arrivato, se non sei iscritto, iscriviti, campanellizza le chizze e condividi con tutti i tuoi amici che stanno facendo la patente. Quella che facciamo oggi, come tutte le live, è una scheda da esame di teoria. Allora, sei deciso, ho scelto l'Excelsior perché ho ricevuto una buona ospitalità, mi hanno dato una buona confidenza, ma soprattutto ci vedono in presenza e partecipiamo a creazione e facciamo le schede. Ok, bene, ottimo, ottimo, sì, cioè magari hanno l'aula grande, io è piccola, non mi fido ancora, poi con tutto quello che sta succedendo preferisco non farla in presenza. Però, buono, bene, ottimo, se dà una buona impressione all'inizio è già buona cosa. Sabrina Susa, ciao, Elkan Kan, buongiorno gentile professore. Oh, buongiorno a te, Elkan Kan. Carlo Anna, ciao, ciao. Ok, dicevo, quello che facciamo è una scheda da esame di teoria con la stessa grafica che troverete il giorno del vostro esame di teoria. Cambierà veramente di poco, ma con inezie, veramente. I quiz che facciamo sono i quiz da esame di teoria. I quiz che fate sull'applicazione Quiz Patente Guida Vai sono i quiz ufficiali dell'esame di teoria. Quindi quelli che vediamo qua, probabilmente, penso, è ovvio, sarebbe veramente assurdo, anche le altre applicazioni ce le hanno, ma Guida Vai ovviamente è la più meglio applicazione che c'è. Ok, prima di fare l'esame, ricordatevi che dovrete vedere un video di autoformazione. Una volta pre-Covid si faceva la formazione direttamente lì per capire come gestire tutta il programma per la patente, cosa inserire. Fauda Cade, ciao! Adesso invece l'autoscuola vi darà un video di autoformazione che se non vi viene dato o volete portarvi avanti è questa che vi linko. Wow, no. Ok, eccola qua. Da qui ci sono due video di autoformazione, quelle per le province autonome, province a statuto autonomo e quelle per le province non autonome, ovviamente. Chi è in Lombardia, ad esempio, guarderà il video di autoformazione per le province non autonome. Ok? Ah, ok, scusate. Un allievo mi ha mandato un messaggio con un quiz che non ha capito, che poi le correggerò. Marco, da inizio sincero, pensavo fosse una strategia di marketing raccontando stupidate perché con il virus avevo la puzza sonora, però me lo hanno confermato che siamo in presenza e quindi va bene. Sì, si possono fare lezioni in presenza, ovviamente suppongo i posti siano a prenotazione, credo, perché comunque ci sarà il distanziamento, la capienza sarà dimezzata e poi dovranno pulire sempre ogni aula, quindi non penso di conoscere personalmente quello dell'autoscuola Celsio, ma... Sono professionisti, quindi non credo che vogliano portare clienti a rischio. Quindi vai tranquillo, Marco. Ok, io ad esempio ti dicevo che non le faccio in presenza proprio perché aula piccole, i posti sono dimezzati da 20 a ne posso tenere 10, posti a prenotazione, e uno che 2 o 3 volte non riesce a prenotare si rompe le scatole e poi ogni volta devo star lì a sanificare l'aula. È più la spesa che la resa e quindi... Preferisco continuare così e poi do la possibilità di comunque rivedere la lezione perché non la perdono i miei allievi. Ok, fammi sapere poi come ti va, Marco. Bene, direi che possiamo cominciare. Vi ricordo sempre che se non stai vedendo questa lezione, tu che non stai vedendo questa lezione, questa live in diretta, quindi non è il 18, 18, oggi è il 18, mi ricordo, sì, è il 18 aprile, sono le 13:39, i miei 10 minuti di cazzeggio li ho fatti. Non rispondermi sotto nei commenti perché sennò mi arrivano mille notifiche, mi tocca bloccare tutto. Quindi non rispondere, segnatevi i quiz che fate su un pezzo di carta per vedere la risposta che diamo qua e la risposta che è corretta per voi, così alla fine saprete già quanti errori avete fatto. Ok? Tanto a me essere in presenza o a distanza, basta che i quiz mi vanno bene e passo l'esame. Beh, segui le lezioni, chiedi quando non capisci e poi vedrai che va tutto bene. E studia ovviamente, esercitati.
Non solo con i quiz, ma anche leggendo. Bene, 23 mi piace, 21 spettatori, direi che possiamo cominciare. Ricordatevi di rispondere mettendo il numero del quiz e la V o la F. Numero del quiz, la V e la F, senza dare spiegazioni, perché la spiegazione del quiz la do io alla fine della live, alla fine della scheda, no, alla fine della scheda. Vediamo tutti i singoli quiz, quindi che sia giusto o sbagliato, vi do la spiegazione di ogni singolo quiz, nel qual caso voi si dice aveste. Non si dice, vabbè, in quel caso voi abbiate sbagliato un quiz, almeno capite. Ok, vediamo gli ultimi saluti. Habib Marone, ciao prof, ciao, benvenuto. E Kuran Malco, sono stato bocciato con 6 errori. No, mi dispiace, mi raccomando, chi ha l'esame questa settimana? Chi ha l'esame questa settimana? Come Laura Barnabà. Si concentri su un ripasso errori. Fate tanti quiz su ripasso errori. Nell'applicazione c'è l'opzione ripasso errori. Con ripasso errori fate solo i quiz che sbagliate. Ed è importante verso la vicinanza dell'esame di teoria fare un ripasso errori perché vi vengono proposti tutti i quiz che avete sbagliato, ok? In modo da poterli capire. La media si alzerà sicuramente, ma è importante capire gli errori perché se non lo capite in un modo, memorizzate che quel quiz ovviamente ha una risposta diversa da quella di cui siete convinti. Ok? Bene, bene, bene. Direi che possiamo cominciare. Mauro Pappalardo, buongiorno e benvenuto. Riad Tali, ciao prof, ciao. Ok, se siete pronti, noi cominciamo. Caro Anna, domani. Bene. Ok, mi raccomando, segui attentamente fino alla fine. Pronti? Andiamo schermata. Partenza. E direi che si comincia. Ok, allora, quiz numero 1, quindi rispondere con 1B o 1F. È vietato sorpassare sulle corsie di accelerazione e di decelerazione. È vietato sorpassare sulle corsie di accelerazione o di decelerazione. E intanto vi faccio vedere che questa è una scheda con la grafica da esame di teoria. In alto a sinistra va il Ministero del Futuro dei Trasporti, scheda d'esame, prime 3 righe. Prima riga, sono 4 blocchi di 10 domande, ogni blocco è numerato, infatti in seconda riga c'è la numerazione del blocco, da 1 a 10, primo blocco, domande da 1 a 10, 1 a 10. E in terza riga avete tutti 40 i quiz numerati. Fateci caso che ogni volta che rispondete a un quiz, succederà qui, succede anche al vostro esame, ogni volta che si risponde a un quiz, la casellina corrispondente diventerà più scura, quindi non avrete mai dubbi di aver saltato un quiz. Se avete saltato un quiz, la casellina rimarrà bianca, quindi non risposta. Una volta completato un blocco di domande, anche la casellina in prima riga del blocco diventerà più scura. Intanto per la prima mettiamo vero. Vi avviso già che ovviamente sapete che la scheda dura mezz'ora, quindi andrò un po' veloce a rispondere, a leggere il quiz, le ripeterò almeno due o massimo 3 volte. Se non vi rispondo subito a quello che mi scrivete, non è per non voglia, ma è perché veramente il tempo è inesorabile. Quiz numero 2, sto già perdendo tempo. Se il vigile ha un braccio alzato come in figura, bisogna liberare velocemente l'incrocio se è già stato impegnato. Se il vigile ha un braccio alzato come in figura, bisogna liberare velocemente l'incrocio se è già stato impegnato. E continuiamo la descrizione. Avete la casellina con la domanda, con il quiz in basso, vero e falso, dove dovrete scegliere voi cliccando proprio sullo schermo, sarà un touchscreen un po' poco touch. Sinistra avete l'immagine o completamente vuota a seconda del quiz. In basso poi avete riepilogo scheda, devo stare attento col mouse a non fare cavolate. Riepilogo scheda, domanda successiva, domanda precedente perché andrete voi avanti. In basso a sinistra avete il tempo rimasto e adesso abbiamo 27 minuti e 50 secondi. Intanto per la 2 mettiamo vero. 3. Il segnale raffigurato vieta ad un motociclo di sorpassare una bicicletta. Il segnale raffigurato vieta ad un motociclo di sorpassare una bicicletta. Martina Agosta, ciao, benvenuta Martina, anche lei è una mia allieva che ha passato l'esame teoria e ha cominciato a fare anche le guide. Io sto bene, te Martina, ripresa dalla prima guida? E intanto per la 3-3-3-3, maggioranza di falsi. 4. Sulle autostrade e strade sovrane principali, il conducente può utilizzare la corsia d'emergenza se il traffico è intenso. Sulle autostrade e strade sovrane principali, il conducente può utilizzare la corsia d'emergenza se il traffico è intenso.
4v4f, vediamo un po', siamo in 27 intanto, 24 like, chi ancora non ha... Martina, hai likeizzato, vero? Likeizza, likeizza. Ah, Marco, ci sei rimasto allora, sei rimasto, pensavo avessi da fare, invece sei rimasto. Joel Caca, ciao Joel, Joel Caca, ciao, mi raccomando, mettimi il numero del quiz al quale stai rispondendo, perché hai messo falso, ma non so a quale quiz ti stai riferendo. Adesso hai messo vero, io ho il cacca, ma non so a quale quiz ti stai riferendo, quindi penso tu sia un po' indietro. Mettimi il numero del quiz, io ho il cacca. E intanto mettiamo falso. 5. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica l'orario e le tariffe. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica l'orario e le tariffe. Quiz numero 5, V o 5, falso. Ok, Martina, mi sto continuando ad esercitare oltre i video. Sono stata così traumatica? No, assolutamente, Martina, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ok, intanto per la 5, vero, 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 vero. Falso per il 4, sa prima Susa è un po' indietro. Ok, meno male che mi mettete il numero del quiz. E intanto maggioranza di veri. 6. La sospensione a patente è disposta quando si superano di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. La sospensione a patente è disposta quando si superano di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. 6V, 6F. Salve a tutti in Tidiarra, ciao, benvenuto. Mohamed Ahmed, ciao, benvenuto. Ok, siamo in 28, 28 e 26 like, dai, stiamo andando bene, likeizzate, mi raccomando, likeizzate. E intanto per il 6, maggioranza di falsi. Maggioranza di falsi. 7. Se un infortunato. Ioana Vaccaro, vero. Ioana Vaccaro, vero a quale quiz? Non so a quale quiz stai rispondendo. Se un infortunato della strada ha riportato frattura agli arti, bisogna chiedergli di muoverli per valutare il tipo di lesione. Se un infortunato della strada ha riportato frattura agli arti, bisogna chiedergli di muoverli per valutare il tipo di lesioni. 7V, 7F, mettetemi il numero del quiz a quale state rispondendo. 7V, 7F. Un po'. Falso, falso, falso. Riade alla 6, ok. Mettete il numero, io so se state rispondendo a questo oppure no. Facile. Maggioranza di falso, bravo, io al caca. Che hai messo il numero del quiz? 8. Il segnale raffigurato obbliga a rallentare fermandosi al varco doganale solo se si hanno oggetti o merci da dichiarare. Il segnale raffigurato obbliga a rallentare fermandosi al varco doganale solo se si hanno oggetti o merci da dichiarare. 8V, 8F. 8V, 8F. F. Io direi che avete deciso per il falso, maggioranza di falsi. Ok, 9. Il fenomeno dell'aquaplaning riduce lo sbandamento del veicolo. Il fenomeno dell'aquaplaning riduce lo sbandamento del veicolo. 9V, 9F. 9V, 9F. 9V, 9F. V, F, V, F, V. Un po', già due veri, vero, falso, 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 maggioranza di falsi. 10. Ultimo quiz del primo blocco. Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita per i veicoli. Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita per i veicoli. Correggiti, Inali, puoi sempre correggere. Segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita per i veicoli. Vero o falso? Raccomando, segnatevi la risposta che mettiamo qua e la risposta che secondo voi è corretta, che magari può essere diversa da quella che sceglie la maggioranza. E per la 10 mettiamo V. E andiamo alla 11, secondo blocco, mancano 22 minuti e 30 secondi. Circa, poco meno adesso. Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che non si può sostare lungo quel tratto. Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che non si può sostare lungo quel tratto. 11V, 11F. Un vero o un falso? Marco è accurato, un vero o falso?
Vero, 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 vero. Direi che avete optato per il vero. 12. 12, magari ve la ingrandisco anche adesso. La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a destra. La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a destra. Guardatela bene, bene, bene. E voilà. E per la 12, vero o falso? Vediamo un po', 12, falso, 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 falso. 13, la pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici ne provoca l'anomalo consumo della parte centrale dei bordi. La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici ne provoca l'anomalo consumo della parte centrale dei bordi. Vero o falso? Vero o falso? Vero o falso? 13, vediamo un po'. 13, falso, vero, falso, vero, 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 vero. Maggioranza di veri per la 13. L'ho persa. Ok, quindi falso, vero. Falso, vero, 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 vero. Falso, falso, vero, falso, falso, vero. Vero, di poco hanno vinto i veri. Ok. E quindi mettiamo vero. 14. L'apertura degli sportelli del veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada è vietato. L'apertura degli sportelli del veicolo dal lato rivolto verso la strada. Il centro della strada è vietato, vero o falso? 14B, 14F. Mancano 20 minuti in questo momento. I primi 10 minuti sono appena passati. E direi che siamo, dai, buon punto più o meno, sì. 14, maggioranza di falsi. 15. La distrazione del conducente non rappresenta un pericolo se si limita a pochi secondi. La distrazione del conducente non rappresenta un pericolo se si limita a pochi secondi. Vero o falso? Vero o falso? Quiz numero 15. Oh, maggioranza di falsi, e vai. 16. Il passo carrabile permette ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta. Il passo carrabile permette ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta. 16V, 16F. VOF. Sono a sentirsi la barba più corta. Ero abituato ormai a tenerla, ad averla coso lì lungo. Adesso bella corta. Poi i capelli soprattutto. Ripeto, Vux, andiamo. Il passo carrabile permette ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta. E intanto per la 16 mettiamo. Ho perso. Vediamo un po'. Vero, falso, 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 vero, vero, falso, vero, vero, falso, vero. Di poco vincono i veri. 17. Il conducente che non indossa il casco è soggetto alla decurtazione dei punti della patente di guida. Il conducente che non indossa il casco è soggetto alla decurtazione dei punti della patente di guida. 17V, 17F. 17V, 17F. Siamo in 28 e ci sono 28 mi piace. Pari pari, ma se qualcuno di voi ancora non ha messo like, kids, mi raccomando. Ok, intanto per il 17 mettiamo vero. Vero. 18. Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde. Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde. 18V18F. 18V18F. Vediamo un po'. Eccoli qui, 18. Falso, falso, vero. Falso, 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 falso. Maggioranza di falsi. 19. Il segnale raffigurato indica obbligo di svoltare a destra. Il segnale raffigurato indica obbligo di svoltare a destra. 19V19F. Il segnale raffigurato indica obbligo di svoltare a destra. Vero o
Falso, falso, vero, falso, 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 maggioranza di falsi. Ok. 20. Gli specchi esterni montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 cm dalla sagoma del veicolo motrice o rimorchio con riferimento al punto di maggior larghezza. Gli specchi esterni montati sulla motrice non devono sporgere di oltre 20 cm dalla sagoma del veicolo motrice o rimorchio con riferimento al punto di maggior larghezza. Vediamo un po'. Vediamo un po', per la 20, ultimo quiz del secondo blocco. È vero la maggioranza. Secondo blocco, giro di boa e mancano 16 minuti. Dai, siamo a buon punto, però non sono ancora uscite le precedenze. È vietato il sorpasso di un veicolo che abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire l'attraversamento dei pedoni. È vietato il sorpasso di un veicolo che abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire l'attraversamento dei pedoni. Vero o falso? 21V, 21F, 21V. Proseguiamo. 22. La barriera raffigurata è posta ai bordi di un cantiere stradale. La barriera raffigurata è posta ai bordi di un cantiere stradale. Vero o falso? 22V, 22F. Ventidue V, 22F. E mettiamo vero. 23. Viaggiare a forte velocità con il tettuccio del veicolo aperto comporta un aumento dei consumi di carburante. Viaggiare a forte velocità con il tettuccio del veicolo aperto comporta un aumento dei consumi di carburante. Vero o falso? Siamo a 30 like. Bene, 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 continuate a likeizzare. 23, vero, 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 falso, vero. Falso, falso, vero. Maggioranza di veri manche, quindi poco, eh. 24. Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo diverso da quelli per cui sono previsti specifici segnali. Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo diverso da quelli per cui sono previsti specifici segnali. Vero o falso? 24V, 24F. Un po'. Piaceva fare. L'ha fatto una pre-live su Instagram. Seguitemi su Instagram che. Così. Per lo stesso motivo per cui mettete like. E mi sono messo a giochicchiare in live con le varie trasformazioni della schermata. Figata. Divertente, qualcuno inquietante. 24, vero. 25. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. Vero o falso? Vero o falso? Vero o falso? Mettiamo vero. Poi finita la scheda, devo dirvi anche una cosa interessante per chi è iscritto in un'autoscuola guida vai o chi si iscrive in un'autoscuola guida vai. Vero. Maggioranza di veri. 26. Qui mi sa che le precedenze sono proprio la fine. Che rabbia. In caso di nebbia fitta è opportuno accendere la luce posteriore per nebbia. In caso di nebbia fitta è opportuno accendere la luce posteriore per nebbia. 26V, 26F. 26V, 26F. E io direi che avete optato per il vero. Direi che è anche abbastanza logico. Nebbia fitta, luci per nebbia. Vero. 27. L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore. L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore. Vero o falso? 27V, 27F. Mancano 12 minuti e 30 secondi in questo momento. Che succede? Che succede? Ok, via. 27 vero, maggioranza di veri. 28. Il segnale raffigurato preannuncia in presenza dei lavori di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto in presenza. Il segnale raffigurato preannuncia in presenza dei lavori di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto.
28V28F. 28I28F. Ma siamo veramente in pochi oggi in questa live. E beh, domenica si può uscire. O c'è chi sta mangiando, o c'è chi ha detto chi se ne frega dalla live. Esco. Più bello. Concordo. 28, maggioranza di veri. 29. Il segnale raffigurato in una strada a doppio senso precede una strettoia che permette il transito di una sola fila di veicoli. Il segnale raffigurato in una strada a doppio senso precede una strettoia che permette il transito di una sola fila di veicoli. Vero o falso? 29V29F. VF. 29V29F. È uscito ancora questo segnale, tra l'altro. Maggioranza di V. 30. Lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità si raddoppia. Lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità si raddoppia. Lo spazio di frenatura si quadruplica. Qui si parla di distanze di sicurezza, spazio di reazione, spazio di frenatura, spazio di tutela d'arresto. C'è un video sulla playlist teoria che vi spiega tutto in poco più di 10 minuti. Guardatelo. Poi magari ve lo linko anche. Ok, direi vero. Maggioranza di vero. L'ultimo blocco, quiz numero 31. Ho risposto vero? Sì, mancano 10 minuti. Quando una strada è a doppio senso di marcia, con tre corsie come in figura, i veicoli possono circolare per file parallele. Quando una strada è a doppio senso di marcia con tre corsie, come in figura, i veicoli possono circolare per file parallele. Ciao maestro, come stai? Ciao Usmane Gueye. Tutto bene? Ho superato l'esame di teoria con 0 errori da un mese fa. Grandissimo Gueye, grandissimo, sono molto ma molto molto contento, dai. Ok, tanto vediamo la 31, vero o falso? Quindi hai cominciato già a fare le guide da un po'. Come sta andando? E intanto... E intanto maggioranza di falsi. 32. La luce gialla fissa obbliga a fermarsi prima del punto di arresto purché lo si possa fare senza creare pericolo. La luce gialla fissa obbliga a fermarsi prima del punto di arresto purché lo si possa fare senza creare pericolo. Vero o falso? Siamo solo in 26 e 31. Chi ancora non ha likeizzato, likeizzi, mi raccomando, eh. Daniele, ciao, non ti avevo ancora letto te. È la prima volta che ti leggo, tra l'altro. Sei nuovo? Fammi sapere. Intanto per la 32, vero. 33. Oh, era ora, proprio l'ultimo blocco, eh. Secondo la norma di precedenza, nell'incrocio presentato in figura B, transita dopo i veicoli LH. Adesso ve lo ingrandisco. Adesso ve lo ingrandisco. Non riesco a ingrandirlo. Eccolo qua. Non mi ricordo il quiz. B transita dopo i veicoli LH. B transita dopo i veicoli LH. Vero o falso? Falso. Vediamo un po'. Tanto chi mi ha scritto? Anthony Vieira. Ciao, finalmente riesco a beccare una diretta. Fra una settimana ho l'esame di teoria. Paura. Wow, guarda questa live allora, fino alla fine. E fammi sapere come va. Mi raccomando. E comunque puoi guardarti anche le live dietro. Tanto si rimangono. E intanto 33V. 34. Le emozioni influenzano la nostra attenzione. Le emozioni influenzano la nostra attenzione. Vero o falso? 34V, 34F. Mancano 8 minuti in questo momento, poco meno di 8 minuti. Vediamo un po', vediamo un po'. 34V, 34F. 34V. 35. Allorché di notte su strada extraurbana incrociamo un veicolo con fari luce abbagliante accesi, occorre disporre il retrovisore interno in posizione antiabbagliante. Allorché di notte su strada extraurbana incrociamo un veicolo con fari luce abbagliante accesi, occorre disporre il retrovisore interno in posizione antiabbagliante. Vero o falso? Sì, le guide bene, devo fare l'esame di guida il primo mese. Il primo mese? Bene.
intanto 35. Vero o falso? Maggioranza di un po' vi. Direi. Vi ho perso. 35, mancano 6 minuti e 30 secondi, ce la possiamo fare. Allora, vediamo un po'. Quindi 35, vero, 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 falso. Vero. Vero, falso, vero, maggioranza di veri. Ho visto bene. Maggioranza di veri. 36. Ai passaggi di livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità per evitare situazioni di pericolo che comportino la collisione con le barriere del passaggio stesso. Ai passaggi di livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità per evitare situazioni di pericolo che comportino la collisione con le barriere del passaggio stesso. 36V36F. 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 Qui siete tutti più uniti nel rispondere vero, mentre quelli di prima eravate più mischiati. Vero. Ok, 5 minuti e 30 secondi, 37 ce la facciamo. Il fine del primo soccorso è quello di chiedere subito al ferito come è avvenuto l'incidente. Il fine del primo soccorso è quello di chiedere subito al ferito come è avvenuto l'incidente. Vero o falso? 37V37F. 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 Vero. Daniele, stai facendo le guide per prepararti l'esame. Bene, di dove sei, Daniele? Di dove sei? Intanto maggioranza di falsi. Ok. Sì, mi ero perso un attimo. Il limite massimo di velocità per un'autovettura in presenza di segnali su strada urbana con particolari caratteristiche di 70 km/h. Il limite massimo di velocità per un'autovettura in presenza di segnali su strada urbana con particolari caratteristiche di 70 km/h. 38V38F, 4 minuti e 30 secondi. Sei della provincia di Verona. Oh, conosco qualcuno di Verona. In che autoscuola sei iscritto? Vero, maggioranza di veri intanto. 39, penultima. Il pannello integrativo raffigurato indica che il veicolo lasciato in sosta può essere. E che è stato? Può essere portato via dal carro attrezzi. Il pannello integrativo raffigurato indica che il veicolo lasciato in sosta può essere portato via dal carro attrezzi. Autoscuola Città? No, non conosco l'autoscuola Città. No, non la conosco. Probabilmente non fa neanche parte del gruppo Guida e Vai. Tu li conosci, se li conoscevo io ti chiedevo di salutarmeli tanto, ma invece no. E intanto per il 39 è vero. 40, the last one, è ovviamente la precedenza. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura B, nell'impegnare l'incrocio deve fermarsi al centro di esso. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura B, nell'impegnare l'incrocio deve fermarsi al centro di esso. Ingrandisco, eccolo qua. B deve impegnare il centro dell'incrocio e fermarsi al centro. 40V, 40F, mancano 3 minuti, quindi rispondete pure con calma, non c'è fretta. Intanto i primi dicono 40V, V, credo che siate tutti d'accordo. Beh, questa si conosce abbastanza a memoria ormai. Ok, allora attenzione, finita la scheda, controllate se tutte le caselline sono diventate scure. In questo caso sì, perciò non avete il dubbio di aver saltato qualche quiz. Cosa si fa? Si fa su riepilogo scheda e se avete tempo, non 2 minuti, poco più di 2 minuti, un bel po' di più di 2 minuti, potete ricontrollare tutti i quiz. Nell'eventualità che magari vi accorgete di aver risposto male a qualche quiz. Cosa fate? Potete andare su quel quiz ed eventualmente cambiare la risposta. Ma ricordatevi, come dico sempre ai miei allievi, come dico sempre qua nelle live,
E come dico anche nella... Non mi ricordo se lo dico nel video sui consigli per l'esame di teoria, devo riguardarlo. Comunque, come dico sempre, cambiate risposta solo se siete al 100% sicuri di aver messo la risposta sbagliata. Solo se siete al 100% sicuri cambiate risposta. Se avete dei dubbi, lasciate quella perché è statisticamente provato che la maggior parte delle volte che si cambia risposta si fa l'errore e a volte è proprio l'errore che porta alla bocciatura e noi non vogliamo. Ok, quindi riepilogo schede. Qui correggi, andiamo per la correzione, ma da voi non ci sarà scritto correggi, ci sarà scritto termine esame, finisci scheda, termina scheda, qualcosa del genere. Siamo in 32, 31 like, chi ancora non ha likeizzato, likeizzi. E una volta che avete cliccato su termina scheda, ci escerà un pop-up che vi dice: ma sei sicuro, sicuro, sicuro che vuoi finire? Magari vuoi controllare. Se volete controllare, tornate indietro, se no cliccate OK. Cliccate OK. No, non siamo a zero errori. Non siamo a zero errori. C'è stato qualche errore. C'è stato qualche errore che ovviamente adesso, tra poco andremo a vedere. Giusto il tempo di ricordarvi di iscrivervi al canale. Ovviamente, chi non è ancora iscritto si iscriva. Campanellizzare per rimanere aggiornati quando farò le live. Se vi chiedete, oh, ma quando è che fai le live, Denis? Me lo fai sapere. Campanellizzate e verrete sempre avvisati. Quando farò la live, quando programmerò la live, quando inizierà. Al momento è la domenica verso l'una e mezza, due. Likeizzate per il mio egocentrismo, ovviamente, per quella roba di YouTube che è l'algoritmo che permette ai miei video, al mio canale di farsi vedere di più, magari a chi come voi sta studiando per fare la patente, per conseguire la patente. E likeizzate, likeizzate, l'ho già detto, condividete, seguitemi anche su Facebook, sulla pagina Facebook Autoscuola Mantica e sul profilo Instagram. Autoscuola Mantica, come sempre. Se vi piace questa live, se vi piacciono tutti i video che ho messo, perché non ci sono solo live, ma tra l'altro le live potete anche rivederle, ovviamente, perché rimangono in linea. Sono video tutorial e altre cose. Sotto in descrizione c'è un link di PayPal per offrirmi un caffè. Se volete offrirmi un caffè, 1 euro un caffè, io me lo bevo volentieri, ovviamente sempre al griso, perché è il caffè più buono che ci sia. Oppure sulla super chat di YouTube potete offrirmi un caffè anche lì. Ok. Cosa volevo dirvi su Guidevai? Guidevai, tra un po', tra un po', tra un po' ci sarà un nuovo concorso, che ovviamente è solo per gli iscritti, ok? Quindi voi rimanete collegati qua su YouTube o sui miei social, comunque seguite Guidevai, no, seguite me di più, no, seguite anche Guidevai, perché chi ancora non è iscritto e vuole iscriversi a fare e si deve iscrivere per fare la patente, iscrivendosi a un'autoscuola che fa parte del gruppo Guidevai e partecipa al concorso, ovviamente avrà dei vantaggi in più, oltre a quello di passare l'esame di teoria e passare l'esame di guida e prendere la patente. Ok, tutto qui. Tutto qui. E tra 7 giorni da oggi, infatti metterò anch'io il countdown, Guidevai ha già cominciato, metterò anch'io il countdown, ci sarà uno spot sulle reti Mediaset, quindi troverete in TV lo spot di Guidevai. Poi salterò fuori io a fare ciao ciao. No, non è vero. Non salto fuori io. Ok, ci sarà Salvatore Abruzzino, grandissimo amico. Ok, perfetto. Bene, tutto quello che volevo dirvi ve l'ho detto. Quindi direi... Ah, oh, c'era qualcuno ancora indietro al 37, 38, 39, in Tiarra. Ok, quindi direi che adesso vi faccio vedere cosa avete combinato. E andiamo anche per... La spiegazione. Nel frattempo, cominciate a riempirmi la chat di cuoricini di like per fare la foto di ricordo di questa scheda. Su su, aspetto. Cominciate. Che vediamo, siamo a 34 like e 28 spettatori. Ciao a chi è appena arrivato. Cominciate a riempirmi la chat, che adesso vi faccio vedere gli errori che avete fatto. E sto giro ci sono gli errori, eh. Ci sono, sì, non è la solita scenetta. Ah, sì, così come. Ci sono. Ci sono e sono anche più di uno. E sono anche più di uno. Ok. Pronti? Su, riempite, riempite, riempite. Beh, che fine avete fatto?
Sta solo scrivendo Anna, insomma, su, non fategli scrivere tutto a lei. Su, su. Riempite, riempitemi la chat. Carletto, ciao Carletto, come stai? Ma come siete lenti oggi? Su, ancora, ancora, ancora. Mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 righe. Ok. Pronti a dare gli errori? E qua, tre errori. Abbiamo fatto tre errori. Fotoricordo. Tre errori. Aspetta un attimo. Ok. Adesso è pieno, perfetto. Tre errori. Uno, due e tre. Ok. Foto ricordo fatta. Poi vediamo di ricordarmi anche di pubblicarla perché mi dimentico subito. Ok, allora vediamo Antinivier. Carletto, io benissimo, soprattutto pensando a domani che ho il turno mattiniero. Tu hai io sempre bene, Carletto, lo sai. Ok, cominciamo a vedere. Ogni singolo quiz è andare a scoprire quali sono gli errori che avete fatto. E vediamo di non perdere il conto, come mio solito. Ok, aiutatemi a non perdere il conto. Ok, Martina, mi raccomando, dammi una mano, anche se tu hai già fatto teoria. Anche te, Anna. Ok, Antinivier, ho due piccole domande. Vai. Ho una macchina che sulla carta di circolazione dice 70 kg di potenza, ma sul sito della motorizzazione dice che non posso guidarla. Cosa succede? Non puoi guidarla. Probabilmente c'è il rapporto potenza-peso, devi guardare anche quella, Anthony. Se il rapporto potenza-peso è superiore ai 55 kg per tonnellata, non puoi guidarla, perché non è o una o l'altra, è tutte e due. Non deve superare 70 kW di potenza. E il rapporto potenza-peso non deve essere superiore a 55 kW per tonnellata. Quindi probabilmente è per quello. Guarda anche quello e vedrai che avrai la risposta. Dembo Sangare, ciao! Ok, cominciamo. Quiz numero 1. È vietato sorpassare sulle corsie di accelerazione o di decelerazione? È vero, non si può sorpassare, c'è poco da spiegare qua. 2. Se il vigile ha braccio alzato come in figura, bisogna liberare velocemente l'incrocio se è già stato impegnato, ovvero braccio alzato corrisponde al giallo e quindi ci comportiamo come il semaforo giallo. Chi ha impegnato l'incrocio disimpegna, chi non l'ha impegnato non lo impegna. 3. Il segnale raffigurato vieta ad un motociclo di sorpassare una bicicletta. Falso. In presenza di questo segnale possiamo sorpassare i veicoli senza motore e i veicoli a motore a due ruote, quindi la bicicletta possiamo sorpassarla. 4. Sulle autostrade e strade extraurbane principali il conducente può utilizzare la corsia di emergenza se il traffico è intenso. Falso, la corsia di emergenza si utilizza solo in caso di emergenza e il traffico intenso non è un'emergenza. 5. Ah, perfetto. Pensavo già di aver perso il conto, e invece no. 5. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica l'orario di tariffa. È vero, ovviamente ci saranno le strisce blu. 6. Il quiz sbagliato. La sospensione da patente è disposta quando si superano di oltre 40 km/h limite massima velocità. Avete risposto falso, la maggioranza ha risposto falso perché metto sempre la maggioranza, qualcuno ha risposto vero, chi ha risposto vero ha risposto nel modo corretto, ovviamente. Se andiamo di oltre 40 km/h limite massimo di velocità per quel tipo di strada, sospensione da patente. 7. Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna chiedergli di muoverli per valutare il tipo di lesione. Falso, peggiorate solo la situazione. Bisogna bloccare l'arto fratturato. 8. Il segnale raffigurato obbliga a rallentare fermandosi al varco doganale solo se si hanno oggetti o merci da dichiarare. Falso, è un segnale di obbligo. Attenzione, assomiglia al divieto, ma è un obbligo. Siamo obbligati a fermarci. Al massimo ci dicono di andare. 9. Il fenomeno dell'aquaplaning riduce lo sbandamento del veicolo. Falso, aumenta il fenomeno del galleggiamento sull'acqua. 10. Datemi conferma che siamo al 10 intanto. Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita per i veicoli, vero? Strada senza uscita per i veicoli. Narguèje, ciao! Lima Milano, ciao! Penso che tu sia di Milano.
Benvenuti, un po' in ritardo, ma benvenuti, tanto potete rivederla live. Ok, nessuno mi dà conferma, però penso di non aver perso il conto. E proseguiamo, al massimo lo scopriamo alla fine. E 11. Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che non si può sostare lungo quel tratto, ovvero, ve lo faccio vedere ingrandendolo perché magari non si vede. Voilà, non si ingrandisce, non si ingrandisce, non si ingrandisce, perché non si ingrandisce? Voilà, adesso si ingrandisce. Così. Quando il bordo del marciapiede è dipinto a tratti alternati gialli e neri, è un divieto di sosta. Ok, 11, 12. La 13 è quella sbagliata. Nella corsia di destra rappresentata in figura. La corsia di destra rappresentata in figura. Ciao Martina, buon proseguimento a te. La corsia di destra presentata in figura, questa è la 12, consente al conducente di svoltare solo a destra. Vediamo un po'. È falso. La corsia di destra permette di andare anche dritto. Quando mancano le frecce direzionali, tutte e tre le corsie permettono di andare dritto. Quelle esterne di andare anche in quella direzione. Quindi quella di destra, dritto, destra. E 13, sbagliata anche la 13. Ok, 13. La pressione di gonfiaggio è troppo bassa degli pneumatici e ne provoca l'anomalo consumo nella parte centrale dei bordi. Falso. Non è vero, è falso. Si consuma solo ai bordi. 14. Tanto mi segno che la 13 l'ho sbagliata, così se perdo il conto, parto già da là. 14. L'apertura degli sportelli dal lato del veicolo, dal lato rivolto verso il centro della strada è vietato, ovviamente. Falso, non c'è neanche bisogno di spiegare. La saluto, buona domenica a tutti, ciao Marco. Poi ti rispondo, Carlo, eh? Solo che mi hai chiesto una cosa lunga e quindi aspetto un attimo. 15. La distrazione del conducente rappresenta un pericolo se si limita a pochi secondi. Falso, è pericolosissima. 16. Il passo carrabile permette ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta. Vero, passo carrabile è un punto di ingresso ed uscita di un'area di sosta o il cancello di casa. Quindi per entrare in una proprietà privata. È vero. 17. Il conducente che indossa il casco è soggetto alla decurtazione di punti. Che non indossa il casco, no, che indossa il casco, infatti mi sembrava strano. È soggetto alla decurtazione dei punti della patente di guida, vero? C'è neanche bisogno di spiegarla questa. 18. Che bello quando ci sono quelle che non hanno bisogno di spiegazione. Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde. Falso. Spia della luce abbagliante e quindi luce blu. 19. Il segno raffigurato indica obbligo di svoltare a destra. Falso. Passaggio obbligatorio a destra, c'è un ostacolo e lo si sorpassa sulla destra e rimarrà sulla sinistra. 20. Datemi conferma se siamo alla 20, dovremmo esserci comunque. Non penso di aver perso il conto, però vediamo. Gli specchietti esterni montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 cm dalla sagoma del veicolo motrice o rimorchio, con riferimento al punto di maggior larghezza. Vero. Quindi se abbiamo un rimorchio più largo della motrice, aggiungiamo gli specchietti che non devono sporgere più di 20 cm dalla sagoma del veicolo. Da una parte e dall'altra. 20. Ah, vediamo Carletto cosa mi chiedi. Carletto, Denis, ho una curiosità. Ieri il sito del portale autista mi ha invitato una notifica dicendo che mi sono stati aggiunti due punti alla CQC. Per caso il sistema dei punti. Per caso il sistema dei punti della CQC funziona? Sì che funziona il sistema punti della CQC, come per la patente normale. Ah, ok, c'era anche poi allo stesso modo i punti della patente, sì. Ok, Sabrina Susa, finora hai fatto 5 errori. Ai ai ai, spero che tu li abbia capiti però. Ora che te li ho spiegati al massimo, puoi tornare indietro sulla live dopo, ovviamente che abbiamo finito, per vedere un po' cosa hai combinato. 21 intanto. È vietato il sorpasso di un veicolo che abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire l'attraversamento dei pedoni. Vero, non si sorpassa nessuno che si sia fermato dalla precedenza a chiunque altro. 22. La barriera è posta ai bordi di un cantiere stradale, è vero, viene utilizzata per delimitare i cantieri stradali. 23. Viaggiare a forte velocità con il tettuccio aperto del veicolo comporta un aumento dei consumi di carburante, è vero, fa effetto paracadute, lo stesso del
deve avere i finestrini aperti, non solo il tettuccio a forte velocità, alle alte velocità, non ovviamente a 50 all'ora in centro abitato, l'aria entra e fa frenare il veicolo. 24. Il segnale figurato pronuncia un pericolo diverso da quelli per cui sono previsti specifici segnali, altri pericoli, vero. 25. Il segnale figurato è un segnale di pericolo, vero, non c'è neanche bisogno di spiegarlo. 26. Ma attenzione che non tutti i segnali triangolari sono di pericolo e non tutti i segnali di pericolo sono triangolari. In caso di nebbia fitta è opportuno accendere la luce posteriore per nebbia. C'è bisogno di spiegarla? No, ovviamente. C'è la nebbia, si accendono le luci per la nebbia. 27. L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore, vero. Siamo sparsi nella macchina di airbag, sparsi nella macchina di sensori. Si accende, si attiva, si gonfia quello giusto. 28. Il segnale raffigurato pronuncia in presenza dei lavori di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto. Vero. Dare precedenza nei sensi unici alternati. C'è una strada stretta, talmente stretta da rendere possibile il passaggio di una sola fila di veicoli in un solo senso di marcia. In questo caso dobbiamo dare la precedenza a chi arriva di fronte. La strettoia può essere per conformazione normale, quindi l'hanno costruita stretta così, oppure per lavori in corso. Il segnale figurato in un altro più senso precede una strettoia che permette il transito di una sola fila di veicoli. Ah no, questa l'ho letta, quindi questa. 28, 29, ok, è vero. Sono perso. 30. Lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità si raddoppia, vero? Se raddoppiamo la velocità dello spazio per fermarci diventa 4 volte maggiore, si quadruplica. Se triplichiamo la velocità, lo spazio per fermarci diventa 9 volte maggiore, quindi non duplica. Non duplica? Si dirà non duplica? Boh. Se invece la velocità la quadruplichiamo, lo spazio per fermarci diventa 16 volte maggiore, quindi si 16 duplica. Boh, chissà se dice così, c'è bisogno di un prof di italiano. Ok, questa è la 30. Vediamo cosa mi avete scritto. Antimira, quindi cosa succede se ascolto i miei amici dicendo vai tranquillo che nessuno si ferma? Prova, poi fammelo sapere. 31. Quando la strada è a doppio senso di marcia con tre corsie come in figura, i veicoli possono circolare per file parallele. Falso. Ve la ingrandisco per farvela vedere bene. Se una strada a doppio senso ha tre corsie, ricordatevi che quella centrale è solo per il sorpasso. 32. La luce gialla fissa obbliga a fermarsi prima del punto di arresto, purché lo si possa fare senza creare pericolo, ovvero, ovviamente, giallo è previsto il resto. Incrocio. 33. Stavo dimenticando. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio raffigurato sta arrivando anche il terzo errore. B transita dopo i veicoli LH ed è vero, vediamo l'ordine di precedenza com'è. Ingrandiamo. Ok, quindi ordine di precedenza è LHBO. Quindi B passa dopo i veicoli LH, vero. 34. Le nostre emozioni, le emozioni influenzano la nostra attenzione, è vero. 34. Emozioni vuol dire sia la rabbia che la gioia. 35. Allorché di notte su strada extraurbana incrociamo un veicolo con fari luce abbagliante accesi, occorre disporre il retrovisore interno in posizione antiabbagliante. Falso. Allora, cos'è la posizione interna dello specchietto retrovisore? Anna, tra l'altro, hai vista questa lezione? Allora, la posizione antiabbagliante è una posizione che, nel qual caso un veicolo da dietro ci abbaglia e lo specchietto interno è regolato bene, ci permette di non rimanere abbagliati. Quindi, se noi abbiamo regolato bene lo specchietto, da dietro uno con gli abbaglianti accesi ci abbaglia perché il riflesso ci va negli occhi. Noi c'è un tastino nello specchietto, fateci caso, c'è un tastino nello specchietto che se spostiamo, lo specchietto fa un scatto in giù e in su, devia il fascio luminoso, quindi non veniamo abbagliati. Le immagini le vediamo sempre ma più scure, ma non rimaniamo abbagliati. Una volta che se n'è andato o ha spento gli abbaglianti, li mettiamo in posizione normale. Se guardate il vostro specchietto e non c'è il tastino, vuol dire che fa tutto in automatico tramite un sensore. 36. E quindi è falso. Perché è falso? Perché è uno che vi incrociate, ce l'avete davanti, non ce l'avete dietro. 36. Ai passaggi di livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità per evitare situazioni di pericolo che comportino la collisione con le barriere del passaggio stesso. Vero. Non c'è bisogno di spiegarlo. 37.
Il fine del primo soccorso è quello di chiedere subito al ferito come è avvenuto l'incidente. Se sto morendo dissanguato, oh, ma cosa è successo? Ovviamente no. 38, ah, oh, non ho perso il conto, non ho perso il conto. 38, il limite massimo di velocità per un'autovettura in presenza di segnali su una strada urbana con particolari caratteristiche di 70 km/h, vero? Ricordatevi questo. 39, il pannello integrativo raffigurato indica che il veicolo lasciando in sosta può essere portato via dal carro attrezzi, vero? Può essere portato via o bloccato con un attrezzo a chiave, vale per tutti ma non per i veicoli ad uso invalido. Ok, 40, the last one. L'ultimo. Incrocio. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura B, nell'impegnare l'incrocio deve fermarsi al centro di esso. B deve fermarsi al centro dell'incrocio ed è vero. Si vede bene? Si vede bene? Ok. Quindi D impegna l'incrocio, passa R, passa N, passa D, B disimpegna l'incrocio. Perché B impegna l'incrocio? Perché deve dare la precedenza al veicolo N. Ok. E anche per oggi abbiamo finito. Bravini, bravini, eh. Tre errori sono un po' tantini, non siamo poi tanto a rischio come arrivare vicino a 4, ma dai, è andata bene. Ok, e quanti errori avete fatto? Fatemi sapere, siete in 21. Chi ancora non ha messo like, Kizzy, quanti errori avete fatto voi? Fatemi sapere quanti errori avete fatto. Laura Balabai, hai fatto due errori, bene. Anna, tre, fantastico. Malco, tre errori, ottimo. Ottimo, ottimo, sono molto contento. Sono molto, molto contento. Ok. Vieira, anche due. Anche due. Ok, anche due. Vediamo un po'. Qualcun altro? Di voi 20? Nessun altro. Gli altri, tutti i timidi, non mi fanno sapere quanti errori hanno fatto. Magari ne hanno fatti troppi. Ok. Va bene, allora io vi saluto come sempre, se non avete altre domande, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, campanellizzare per rimanere aggiornati, likeizzare per il mio egocentrismo e per l'algoritmo di YouTube e condividere con tutti i vostri amici. Seguitemi anche sulla pagina Facebook dell'Autoscuola Mantica e sul profilo Instagram dell'Autoscuola Mantica, condividete anche quello. Se avete l'esame questa settimana, fatemi sapere quanti errori fate. Soprattutto, vediamo di passare. Concentratevi soprattutto sul ripasso errori. Laura, tu non me lo dire perché saprò già cosa succederà. Fate un ripasso errori. Concentratevi solo sul ripasso errori. Laura, mi raccomando, se sbagli qualche quiz in questi giorni, non farti problemi a mandarmi il quiz che. Non capisci, è un servizio che do ai miei allievi, ovviamente, che danno tutte le autoscuole guide vai, proprio perché c'è questa possibilità di mandare direttamente dalla chat dell'applicazione il quiz che non si capisce, il quiz che si sbaglia. Ok? E se vi è piaciuto questa live, tutte le live che ho fatto, tutti i video tutorial che ci sono nel mio canale, se vi piace questo canale, sotto in descrizione c'è un link di PayPal per offrirmi un caffè, 1 euro un caffè, oppure in super chat di YouTube. Ok, ciao Denis, buon pomeriggio a te Anna, ci vediamo domani a lezione. Sabrina Susa, in tutto il quiz ho fatto 9 errori, aia! Sabrina, mi raccomando, Sabrina su Susa, no, Susa, ma su Susa, scusami. Riguarda, magari non riguardare tutta la scheda, ma riguarda solo la parte della correzione, quindi parti verso mezz'ora del video. Stessa cosa per gli altri video, se puoi rivedere, se vuoi esercitarti a fare i quiz. Guarda bene gli errori che hai fatto, la spiegazione degli errori che hai fatto. Ok? Non t'azzardare a fare un esame, Sabrina, se fai ancora così tanti errori. Certo, grazie, figurati Laura, ci vediamo. Sabrina Susa ci di sto canale, ok? Buona domenica, presto, buona domenica a tutti, vi abbraccio forte e Curan Malco, ciao prof, ci vediamo per la prossima live che sarà... sì, domenica prossima. Domenica prossima. Io tra l'altro domenica prossima vado anche a donare il sangue. Bene, via. Capelli, barba, sangue, a posto. Sono anche un po' in ritardo, di solito lo faccio vicino al mio compleanno. Nicolò Fatone, 3 lezioni a settimana è troppo poco? No. 3 lezioni a settimana di cosa? Di teoria? No. Io faccio 2 turni. Ti dico come funziona da me. C'è chi fa tutti i giorni, io faccio 2 turni. Ho un turno di lezione da un'ora, quindi per 3 giorni una lezione da un'ora, e un turno di lezione di 1 ora e mezza e faccio 2 sere.
Esempio, lunedì, mercoledì e giovedì, senza esempio, così, lunedì, mercoledì e giovedì faccio un turno dalle 18 alle 19, il martedì e venerdì un turno dalle 19 alle 20 e 30, e sono 3 ore di lezione a settimana. Quindi, per me è più che giusto. Poi c'è chi segue tutti i giorni, c'è chi segue solo un turno, a seconda di come si trova. Avevo questi due turni, ho questi due turni con orari diversi perché prima che si faceva in presenza non potevano venire tutti, magari solo su un turno, e quindi ho differenziato un po'. Poi adesso con il fatto che le faccio in videoconferenza non c'è più questo gran problema, perché almeno i miei allievi possono rivedere le lezioni quante volte vogliono, solo i miei allievi però. Io partecipo ogni giorno, ad esempio Anna partecipa ogni giorno. Ok, e non è l'unica, ci sono anche qualcun altro, anche Martina, se non sbaglio, partecipava ogni giorno. Nicola Fattone, di norma fanno lezioni ogni giorno, ma per via del Covid hanno ridotto le classi. Eh sì, il fatto di poter fare le lezioni in presenza anche in periodo Covid è che ci deve essere il distanziamento e quindi i posti sono dimezzati praticamente. Per questo io preferisco continuare a farli in videoconferenza e non fare le lezioni in presenza, proprio per evitare inutili e stupidi rischi. Quindi sono più tranquillo così. Quando si potrà tornare a fare lezione in sicurezza, quindi senza il problema e quindi senza il fatto di dover essere distanziati, tornerò a fare anche lezioni in presenza, oltre a quelle in videoconferenza. Ok, bene. Nessun altro, spero di averti tolto tutti i dubbi. Nicolò Fatone, buon pomeriggio. Samer Sau, c'è un po' ritardo perché ho già finito la live. Mattia del Giudice, ciao Mattia del Giudice, non è la prima volta che ti leggo, o sbaglio? Ciao, ma cosa succede se ti fermano i carabinieri con il foglio rosa fuori dal tuo paese, frazione? Allora, non si può uscire. Normalmente non succede niente. No, normalmente, ma non siamo in situazione normale, quindi è un bisogno uscire dal paese per esercitarsi alla guida? No. E quindi mi sa che ti potrebbero dare la multa. Poi dipende sempre da chi ti ferma, eh. Dipende sempre da chi ti ferma. Ok. Basta. Finito. Vi saluto e vi ringrazio mille, ciao Anna, ci vediamo domani a lezione. Ok, vi saluto tutti, vi abbraccio forte, siamo a 37 like. Ci sono tre di voi che ancora non hanno likeizzato, così arriviamo a 40, sono più contento e felice. No? C'è nessuno? Peccato. Dai, su, arriviamo a 40. Va bene, se mi alleno su Facsimile, tanto è uguale. Beh, oltre ad allenarti, Samer, devi anche studiare. Perché se fai solo i quiz li impari a memoria, beh, sono tanti quiz da imparare a memoria, eh. Se invece sappiamo anche la logica, magari del segnale o dell'argomento, ci impieghiamo meno tempo a passare l'esame, a prepararci. Santino Manto, ci vediamo dopo l'esame, gli offro un caffè. Oh, grazie Santi. Fammi sapere come va. Future Pro Senegal, io. Tu. Quanto per fare? Oh, 41. Oh, grazie. Ora sono più contento. Ero contento anche prima. Quanto per fare l'esame? In che senso quanto per fare l'esame? Non ho capito la domanda. Andiai. Summer Show, si studio e mi alleno su Facsimile. Giusto così. È giusto così. Faccio tutti e due. Perfetto. Ok. Bene. Ma tipo altri 8 per arrivare a 50? No, no. Ok, dai. Vi saluto, vi auguro una buona domenica, sono le 3:20, quindi è ora di scappare. Ci vediamo alla prossima live. Rimanete connessi, stay tuned, perché così verrete avvisati quando farò la live. Ciao!